questa scultura che stiamo per vedere, che come sapete reca inciso sul marmo di Carrara una frase di una poesia di Edoardo Sanguinetti, "E lo vedi, è la vita", conclude in qualche modo un lungo percorso di amicizia e di sintonie emozionali fra Marco Nerio Rotelli ed Edoardo Sanguinetti, iniziato, per quanto ne posso sapere io pubblicamente, nel 2001, nell'installazione Bunker Poetico presentata alla Biennale di Harald Zeman. In quell'occasione Marco Nerio Rotelli fece un'operazione molto forte di comunicazione attraverso la parola di poeti suoi amici, che usava come supporto i materiali più diversi, spesso anche materiali poveri. Nella fattispecie questa frase di Edoardo Sanguinetti stava su una vecchia porta di legno. Sì. Chi, e qua tutti coloro che mi ascoltano, conoscono e amano Edoardo Sanguinetti, non posso non dire che c'è qua presente sua moglie e sua figlia, che certamente più di ogni altro lo hanno conosciuto e lo hanno amato e tuttora lo amano. Dicevo, chi conosce Edoardo Sanguinetti e il suo lavoro di poeta e di intellettuale può ben capire come la collocazione di questa sua frase nel bunker poetico di Marco Nerio Rotelli fosse pienamente condivisa anche proprio in termini di messaggio. In verità, mi fa piacere sempre ricordare che questo omaggio è stato pensato così, come dire, non come una festa, ma come un momento di riflessione su quello che è il grande messaggio che ritengo Edoardo ha lasciato al mondo e che Genova ha colto e ha voluto sostenere. Perché credo che in Edoardo ci sia un paradigma di pensiero etico in cui la poesia diventa comportamento, e questo è importante. E quindi non è un caso, per esempio, che anche la scelta di questo materiale è un materiale, diciamo, più in ombra rispetto a quello che è il famoso marmo di Carrara. Questo è il nuvolato di Carrara, cioè un marmo più povero, però altrettanto bello, e sono sicuro che Edoardo avrebbe apprezzato questo materiale più povero che diventa il supporto, la pagina per la poesia. Semplicemente aggiungo che le mie collaborazioni con Edoardo, ti ringrazio di averlo ricordato, sono iniziate un po' prima, sempre Sì. con l'entusiasmo, la gioia, la curiosità che Edoardo aveva per qualsiasi manifestazione in cui la poesia si intrecciava con le altre arti. E quindi gli devo veramente la profondità, il sentimento che nel suo etimo significa appunto vero sentire. Grazie. Volevo dire che quando me ne ha parlato per la prima volta l'artista e ho potuto vederlo fotografato, io mi sono emozionata. Spero che questa emozione si comunichi ancora di più e diventi uno degli elementi da ricordare quando, arrivando a Genova, in questo punto, come diceva Solimano, di incontro tra la città e il mare. Si faccia riferimento non soltanto alla storia, alla bellezza della città, ai suoi monumenti più noti, anche a questa più recente vocazione al turismo e alla possibilità di vedere, di poter far propri oggetti di nuova vocazione turistica, culturale, ma che ci si ricordi di questo. Collegando sempre di più Genova alla poesia, Genova alla riflessione profonda, e alla necessità di far riferimento anche nella propria vita alla profondità del pensiero. Non lo dimenticherà mai nessuno Edoardo Sanguinetti, ma noi siamo orgogliosi di dire che Genova Sì. lo fa diventare uno dei suoi figli prediletti, ma anche uno delle sue potenziali caratteristiche per il futuro. E dunque grazie a tutti e vediamo di scoprirlo questo monumento.